Io sono Giuliana e sono un'insegnante della scuola primaria, un'insegnante che sta ormai finendo il suo percorso professionale perché mi mancano ancora 2 anni e poi andrò in pensione e si sta preparando a questa fine del percorso professionale con delle nuove sfide che mi tengono ancora giovane e ancora in attività. Ho conosciuto Marco nel 2007 ed ero stata colpita dalle sue poesie. Ne avevo sentite 2, In Eterno e L'Alpino, e il giorno stesso andai in biblioteca a chiedere il libro in cui potevo rileggere queste poesie. E da lì è cominciato il mio percorso all'interno di Darsi Pace. Ho continuato a seguire i corsi intensivi di Marco e poi sono arrivata a Roma al corso regolare. E questo percorso è stato per me un percorso molto naturale, perché quando mi sono sentita già nel primo intensivo del 2007, ho sentito che il lavoro che Marco proponeva era proprio la mia casa. Io lì mi sentivo arrivata a casa. L'esperienza che sto facendo è proprio un'esperienza di grande calore e di tanta comunione. Ho sempre apprezzato il camminare in cordata. E l'ho apprezzato ancora di più quando si camminava sopra i crepacci o quando si doveva arrampicare su una roccia molto ardita, molto ripida. Adesso sto apprezzando la speleologia incordata. Mi è piaciuta molto questa espressione, l'andare dentro noi stessi, dentro le nostre profondità, dentro le nostre caverne, però insieme. E questo per me è proprio ciò che rende piacevole addirittura un lavoro che è anche però doloroso. Ecco, sentire il dolore, il mio dolore, insieme al dolore degli altri e sentire che è possibile uscire da questo dolore è un'esperienza da provare e da sperimentare, perché è un'esperienza che cambia la vita. È possibile sperimentare un altro modo di essere io, un altro modo di essere io in relazione al tutto. E questa nuova modalità di essere io credo che sia la sfida proprio di questo tempo, il novum che dobbiamo vivere in questo, io sento di vivere in questo momento, perché è quello che mi permette di vivere, è quello che mi permette di attraversare la complessità di questo momento e di stare bene comunque dentro la difficoltà e la fatica di questo momento. Per cui io sento proprio il desiderio di continuare questa esperienza, ma anche di allargarla a tutte le persone che conosco, perché ritengo che sia l'unica possibile per vivere l'oggi. Sicuramente per me il lavoro di Darsi Pace è un lavoro che dà rinnovamento anche all'istituzione. La difficoltà è proprio quella di trovare le modalità per entrare, perché quando tu entri comunque questi percorsi iniziatici di cui si sente il bisogno non vengono capiti, a mio modo di vedere, non vengono raccolti, viene proposto un modello che è ancora un modello imposto, che non parte dall'interno delle persone, e di conseguenza quello che sperimenti e che noti è una chiesa vuota, un oratorio vuoto. Per il bambino l'iniziazione è l'esplorazione, non c'è da spiegare, c'è da camminare accanto a lui, perché il suo è un cammino iniziatico. Il bambino è un bambino che esplora, che evolve, che cresce, per cui secondo me non è da proporre, è da camminare accanto a lui, mostrandogli la bellezza di questo cammino, la gioia di questo cammino, pur dentro chiaramente l'egocentrismo che è tipico del bambino, perché il bambino è egocentrico di natura, però anche noi adulti siamo egocentrici. Nella sua egocentricità, nel suo egocentrismo, il bambino è anche estremamente plastico, cosa che invece l'adulto non ha. Io lavoro con tanti colleghi che fanno pratica, fanno yoga, fanno meditazione da tempo, e mi sono sempre chiesta, caspita, se fanno meditazione avranno anche una grande capacità di presenza, però poi vedo che all'interno della scuola queste persone sono persone in grande difficoltà, perché non reggono la gestione della classe, hanno molti problemi secondo me,
di gestione di se stessi. Quindi non basta lo yoga? E quindi no, secondo me diventano semplicemente tecniche che da sole sono limitate, sono utili ma limitate. Ma come può diventare tecnica anche il nostro lavoro, però che non permette di diventare tecnica nel nostro lavoro, secondo me, è proprio questo continuo cambio di scenario, è proprio passare dal momento autoconoscitivo al momento meditativo cancellando tutto e entrando dentro un altro scenario, al momento storico, culturale, sociale. E è proprio questo continuo passare da uno scenario all'altro che per me rischiamo meno. Dopo rischiamo sempre, sicuramente, e dobbiamo sempre continuamente interrogarci, perché l'ego è grande ed è anche molto subdolo. Io credevo che la meditazione fosse, dal mio punto di vista, fosse semplicemente la meditazione del testo biblico. In realtà invece Marco mi ha proposto una meditazione che mi ha permesso innanzitutto di sentire me stessa e di arrivare in un luogo che già c'era dentro di me, ma che ho cominciato a percepire più nitidamente. Però mi è servita anche ad avvicinarmi a queste persone con le quali ero un po' prevenuta, e quindi ad aprire un dialogo anche con loro, ad cominciare ad accorciare le distanze, proprio perché la meditazione diventava l'elemento comune. Voglio dire, quello che ho sentito ieri alla fine dell'esercizio, mi unifico, mi espando, perché non ho più paura e perché so che tu mi vuoi bene. Grazie. Grazie a voi. Grazie Paola. Ti do un abbraccio.